permetto di interpretare il pensiero di tutti nel davvero ringraziare Anna Weiss per la testimonianza anche per che ci ha permesso anche di riflettere in questa giornata particolare in cui abbiamo come anche tanti colleghi della CISL abbandonato per un attimo il nostro sospeso, il nostro lavoro, ma per fare anche per permettersi anche di riflettere insieme. Ringrazio anche i numerosi anche presenti che vengono anche dall'esterno dall'organizzazione, che sono flash sera. Ovviamente un ringraziamento di Anna per la sua presenza, per la tua testimonianza, anche un saluto mettete agli amici Dino e Gigi che ci hanno accompagnato stasera e Francesco che nel giro poi di qualche giorno ha messo insieme anche questa importante iniziativa. E la presenza anche di stasera dimostra anche l'attenzione che c'è in merito a questo. Chiudo dicendo soltanto che ovviamente, lo si ricordava prima, non si fa semplicemente un esercizio di retorico, di ricordo, ma fare memoria per noi significa anche riflettere, ma porre anche le condizioni di fa sì che questo, come si diceva, non abbia più assolutamente a ripetersi, anche se vediamo che nel corso poi degli eventi successivi che hanno interessato il mondo gli elementi forti di calpestare qualsiasi elemento di dignità umana, purtroppo assistiamo ancora anche in questa epoca, però il fare memoria ci costringe davvero a essere vigili. Essere vigili rispetto a quello che succede intorno. E noi nel nostro lavoro, evidentemente anche di sindacalisti, siamo quasi per missione quelli di portati a essere vigili e a tutelare in ogni modo quella che è il fondamento, cioè la dignità di ogni persona, sia che lavori, sia che sia un pensionato, sia di tutelarla, perché questo è un valore essenziale e fondamentale per la convivenza futura. E questo essere vigili ci dovrà anche, soprattutto in questi contesti di grande cambiamento di scenari sociali ed economici, essere vigili anche su quello che è poi l'humus, su cui queste dinamiche perverse rischiano di nascere, e l'humus, la terra fertile di queste è il populismo. È la demagogia, no? È il pensare che un uomo solo al comando risolve tutti. È la paura del futuro, ma anche la paura di chi ci sta di fianco. Essere vigili allora e fare memoria significa davvero avere sempre queste grandi attenzioni alla convivenza e alla fine dei conti anche a inserire anche sempre di più nuovi elementi di fraternità tra le persone. Vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio ancora una volta Anna Weiss, noi oltre alle due righe un piccolissimo contributo anche per il suo museo. Ci diciamo e come Ciro di Bergamo la ringraziamo proprio della presenza. Grazie.